Eccoci qua, mezzo giro di chiave, check in progress e ok, possiamo farlo partire. È importante non girare subito la chiave per l'accensione, ma attendere che finisca il check a display. Regoliamo bene tutto. Sedile, ok, volante, ecco, nella posizione giusta qua in mano. Chiudiamo la porta, ovviamente la cintura di sicurezza senza strappare il microfono. Così vi racconto: indicatori di emergenza per segnalare che facciamo una manovra, retromarcia, manettino, specchi e via, siamo pronti per andare. Allora vado io, probabilmente deve parcheggiare qui. Esatto, infatti. Eccoci qua. Ora faccio un trasferimento a vuoto dal deposito di Udine, ovviamente, a Cividale, dove devo riprendere il mio servizio di sostituzione treni fra una mezz'oretta circa. Ne approfitto per fare il giro di Viale Palmanova, Pradamano, Orzano e via Cividale, che è decisamente più scorrevole del solito Viale Trieste, da Messaggero. Cosa posso raccontarvi ancora di questo mezzo? Durante la pausa mi sono letto un paio di riviste del settore che casualmente parlavano proprio dell'Iveco Crossway. Dicevano che come mezzo di classe 2 a livello italiano è il più venduto ed il più usato, in attesa dei nuovi modelli Mercedes di pari classe che sono in uscita proprio in questi mesi e che forse andranno a erodere un po' il mercato dell'Iveco. Vi racconto ancora una cosa che mi piace particolarmente del mezzo, ovvero il cambio automatico, che come abbiamo detto è un 6 rapporti, ha la cambiata molto fluida, cambia bassissimo, già a 1000 giri, 1100, 1200 massimo cambia, addirittura al di sotto della zona verde del contagiri, in modo da contenere il più possibile il consumo di carburante quando non necessario. Quando invece abbiamo bisogno della spinta del motore, di tutta la potenza, non dobbiamo fare altro che il kick down, ovvero l'acceleratore a fondo corsa ha ancora uno scalinetto. Se buttiamo giù tutto con violenza, anche il cambio cambia la risposta ed alza notevolmente, oltre a scalare una marcia tipicamente, ad esempio così, clic, dalla quinta scala in quarta e sono già 50 con una cambiata a 1700-1800 giri circa. Dunque un cambio molto versatile con l'asso a doppia faccia che permette da un lato di risparmiare sui consumi, dall'altro di spingere quando ce n'è effettivamente bisogno. Il raso di sterzata mi sembra ok, dove lo metti sta, è sufficiente controllare lo specchio sull'interno curva, poiché con un passo leggermente allungato rispetto al tre assi taglia un po' di più, però dove lo metti sta, non abbiamo più il problema che abbatte qualunque cosa si trovi sulla sua traiettoria dalla parte completamente opposta alla curva. Spero che questo nuovo vlog, il perché della leadership del Crossway a livello nazionale in questa classe, si spiega con un parametro che si chiama TCO, Total Cost Ownership, che sta semplicemente a significare il costo globale di un veicolo commerciale nel suo ciclo vita. Il costo di questo Iveco è praticamente il migliore della sua classe, per cui, come è giusto che sia, ha la leadership del mercato. Vedremo poi che cosa succederà con i nuovi modelli Mercedes,
vedremo appunto se saranno in grado di migliorare questo TCO, se saranno in grado di intaccare la leadership. Stiamo passando per la piccola Orzano, per l'appunto. Vedremo che cosa succederà con questi nuovi Mercedes, se riusciranno a migliorare il TCO di Iveco e se riusciranno ad intaccare una parte del mercato. Guarda qua, siamo nella piccola Orzano. Giriamo intorno alla monetina. Eccola là. E dove eravamo rimasti? Come insegnano i colleghi un po' più anziani, per non dire pensionabili quasi, spero che non vedano questo video, per essere politicamente corretto, diciamo i colleghi un po' più navigati, quando vedi il marchio Iveco sei sicuro di non stare su un mezzo di lusso, come invece possono essere Mercedes, Setra e simili. Infatti sentite qua gli scricchioli, non so se in video si sentono, ma ogni buca si sente, si sentono gli assemblati scricchiolare, al contrario ad esempio dei vecchi Integro che avevamo in flotta, che dopo 15 anni di servizio e chilometraggi sopra i 500.000 fino anche al milione ancora non facevano tutti i rumori che fa questo Iveco nuovo. Tanto sorpassiamo il trattore perché devo iniziare una linea, non è che sono stato dietro al trattore. E non è servito nemmeno il kickdown, l'abbiamo sorpassato semplicemente con un full gas. Dunque, Iveco, ottimo rapporto qualità-prezzo, il suo sporco lavoro lo fa alla grande, è discretamente comodo, discretamente affidabile, tolti i problemi di elettronica degli esemplari più giovani, dei primi 2-3 anni, potremmo definirlo un mezzo onesto, si è conquistato per merito il suo mercato. Spero che questo vlog vi sia piaciuto, spero prossimamente di guidare nuovi mezzi, di potervi portare sul canale nuovi mezzi. Nel frattempo continuerò a registrare e a fare altri video sui vari servizi che faccio. Restate sintonizzati. Se il video vi è piaciuto, l'avete trovato interessante, lasciate un like sotto, fatemelo sapere con i commenti, fatemi sapere che tipo di contenuti vi potrebbero interessare relativamente a questo tipo di lavoro e a questi mezzi. Se avete qualche osservazione, qualche critica o anche qualche imprecisione o qualche correzione da farmi, fatemelo sapere ugualmente nei commenti, li leggo tutti e rispondo a tutti. E ogni tanto, come nel caso del Beulas, mi sbaglio anch'io facendo questi video praticamente in presa diretta, li registro parlando a ruota libera senza un testo preparato a monte. Io riprendo il mio servizio, ciao ragazzi e al prossimo vlog.